Ecco, adesso posso arrivare. Allora, intanto un grazie al coro polifonico, se gentilmente il coro viene fuori così lo vediamo, lo ringraziamo, il maestro Enzo. Vorrei ringraziare soprattutto Angela Barone per le scenografie, un lavoro incessante, grande. Maria Antonia Barone per i costumi. Saverio Ciaccia per il service e Benny Mugga che ci fa le riprese. Se il coro viene, maestro Enzo, c'è? Gesù? Cedo la parola a Gesù. Un grazie particolare ai ragazzi di Casteldaccia che sì, hanno contribuito alla realizzazione di questa cosa. Padre Salvo. Ascoltate il parroco che già... Ecco. Ecco. Ringraziamo tutti. Tutti. Logni e cuiti. Ringraziamo tutti quanti. Veramente siete stati bravi. Soprattutto coraggiosi. Perché la serata è abbastanza fredda. Povero Gesù. Ci siamo immedesimati tutti in te. Non ne senti freddo. Bravo. Così bisogna essere coraggiosi. Veramente voglio ringraziare anch'io tutti quanti voi, da qualunque parte veniate, per lo spirito con cui vi siete impegnati a realizzare questa rappresentazione della passione di Gesù. Ogni occasione è buona per entrare dentro il mistero di questa morte così, così strana, perché soprattutto ingiusta. E questo dolore così profondamente umano e nello stesso tempo divino. E ogni occasione buona, anche quella di questa sera, in mezzo al freddo che abbiamo patito un po' tutti, e abbiamo fatto un po' di penitenza, spero l'abbiamo potuto offrire al Signore anche per noi e per tutta la comunità. Grazie a chi ha contribuito in tutti i modi, dall'amministrazione comunale al service, a chi si è impegnato nelle settimane scorse con sacrificio le sere a fare le prove, chi ha provveduto ai costumi. Ecco, davvero grazie a tutti, grazie a voi di aver perseverato fino alla fine, malgrado il freddo, che Dio ve ne renda merito. È stato molto bello. Sicuramente faremo sempre meglio, ma soprattutto saremo sempre più coinvolti anche spiritualmente in questo momento. Grazie davvero di cuore. Grazie. Abbiamo lasciato per ultimo il trucco e parrucco. Ci sono delle ragazze che si sono dedicate a truccare Gesù, la Madonna e tutti quanti che veramente hanno fatto anche loro un lavoro egregio. Grazie a tutti per essere stati con noi e buonanotte. Bravi!